Per i genitori che non mi conoscono, sono Gian Piero, insieme a Juana, e grazie all'aiuto delle maestre abbiamo passato dei mesi bellissimi con questi ragazzi a scuola. Noi facciamo parte di Amnesty International, il nostro gruppo che è qui a Montosondo si chiama Gruppo 245, siamo su tutti i social, quindi qualsiasi cosa vogliate sapere delle nostre attività, quello che facciamo, come lo facciamo, lo trovate lì. Non vi voglio tediare perché ci venuti a vedere i vostri ragazzi, è giusto che sia così. Quello che voglio dire, che voglio spiegarvi, è che con loro abbiamo parlato, dei diritti umani, del rispetto dei diritti umani, della conquista e della preservazione dei diritti umani. Abbiamo parlato dei diritti dei bambini, che loro hanno capito benissimo, e con il gioco, perché ci siamo divertiti, non è stata una lezione frontale, stavamo con il gioco, con la loro partecipazione, con i disegni e con questo lavoro stupendo che hanno fatto finale, abbiamo giocato e parlato di temi molto importanti, come la violenza, il femminicidio, il bullismo, abbiamo fatto giochi di ruolo contro le discriminazioni di ogni genere, discriminazioni di sesso, di religione e quant'altro. Quindi ragazzi, che vi devo dire? Vi lascio a loro e per qualsiasi altra informazione, in fondo ci sono io muscoli, potete prendere quello che volete. Ok? Ragazzi, adesso passiamo alla maestra e ci vediamo il prossimo anno, ok? Allora, due parole velocissime su quello che state per vedere. E come diceva Gian Piero, abbiamo lavorato con loro come anche l'anno scorso, stesso momento qui con voi era il frutto del percorso fatto con Amnesty sui diritti umani. E quest'anno la storia è andata così. Questo libro che vedete, le cui immagini vedete scorrere sullo schermo, si chiama Imagine, come la canzone di John Lennon che immagino conosciate più o meno tutti, e pare che sia la canzone sulla pace più famosa del mondo. Quindi noi ci siamo ispirati a questo libro per mettere in piedi questo spettacolo, ma era un libro illustrato prevalentemente, quindi avevamo bisogno di testi per dare corpo a questo messaggio sulla pace. E abbiamo inserito quest'altro libro che ora voi praticamente guarderete e ascolterete. Questo libro è un libro illustrato, si chiama Uomini sotto sopra, e praticamente il disegnatore racconta la storia